Lo Stato è al fianco dei cittadini, non si deve aver paura di segnalare chiunque si proponga per prestiti con modalità anomale, anche se c'è chi semplicemente fa pressioni per richieste di posti di lavoro. Non abbiate paura e se avete timori venite da me ed andremo insieme a denunciare. È l'appello lanciato dal sindaco di Scafati Pasquale Aliberti, che in una nostra intervista non si è sottratto dal commentare gli ultimi accadimenti di cronaca che hanno creato preoccupazione tra i cittadini. Il giorno dopo l'arresto di un pregiudicato gravemente indiziato di tentata estorsione aggravata e di usura aggravata, che imponeva tassi usurai altissimi e minacciava i suoi debitori, e il ferimento di un giovane causato da un colpo di pistola ad una gamba mentre percorreva una traversa tra Corso Nazionale e via Casa Panariello. Atti estremamente gravi, ha dichiarato ai nostri microfoni il sindaco Pasquale Aliberti, che impongono decisioni nette da parte delle istituzioni. Proprio ieri in prefettura a Salerno il massimo rappresentante di governo Francesco Esposito ha sottoscritto i patti per l'attuazione della sicurezza urbana con i sindaci dei comuni del Salernitano che hanno presentato i progetti, tra loro anche il comune di Scafati, che con fondi finanziati dal Ministero dell'Interno potrà contare su 1000 telecamere distribuite sul territorio, strumenti preziosi per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria. La tenenza di Scafati fino ad oggi ha fatto moltissimo in questa direzione, soprattutto sullo spaccio. Insomma, ci sono stati una serie di arresti e sulla individuazione di una serie di accadimenti che ci sono stati in città. Io quello che voglio dire alle persone, alla gente, che devono sentire lo Stato a supporto. Non devono avere paura quando si parla di racket, quando si parla di estorsioni. Lo vado dicendo anche alle imprese che lavorano a Scafati. Dico, quando sui cantieri vengono persone anche per chiedere lavoro, perché poi non so dietro quella richiesta di lavoro cosa ci si nasconde, dovete andare a denunciare. Se avete problemi chiamatemi, ci andiamo insieme a denunciare, perché qui devono lavorare in serenità, in tranquillità, e lo dico naturalmente anche agli imprenditori della mia città, a quelli che sono venuti ad investire in questa mia, nella mia città. Noi siamo dalla parte di questa gente, non con il fondo per la Tari, facciamo risparmiare la Tari a chi fa denuncia, e che serve, che può servire il risparmio per un imprenditore di 500 euro per un anno che ha fatto la denuncia. Dobbiamo essere vicino agli imprenditori che subiscono questi soprusi con i fatti. Resta sempre un clima di omertà, però gli ultimi spari anche in piazza hanno registrato scarsa collaborazione da parte dei cittadini nei confronti delle forze dell'ordine e della tenenza dei carabinieri. Beh, intanto sembra che la persona che è stata che ha avuto questi spari è stata individuata. Non so se si tratta di un soggetto limpido o meno, o meglio, anche se lo so, lo tengo per me, perché ci sono indagini in corso. Quello che spero è che naturalmente questo clima di omertà esca fuori, grazie soprattutto alla capacità che abbiamo sul territorio di una tenenza dei carabinieri che anche supportata, devo dire, da Nocera, perché fino ad oggi siamo stati supportati anche da Nocera, soprattutto di notte, perché abbiamo un territorio vasto, 17 km quadrati, a fronte di un numero di carabinieri che è meno di 30 numericamente. Dico grazie anche alle azioni messe in campo dalla tenenza dei carabinieri si possa arrivare naturalmente a dei risultati importanti. Le istituzioni ci sono, le ho detto già, il messaggio che ho lanciato e che lancio ancora una volta: se c'è qualcuno che subisce estorsioni e ha paura, venga dal sindaco, lo dica al sindaco, faccia carico il sindaco anche di queste cose, perché le istituzioni si devono assumere le proprie responsabilità. Io me le voglio assumere fino in fondo.